Durante l'ultima puntata della trasmissione giapponese O Asuta, andata in onda ieri sera su TV Tokyo, esattamente il 10 aprile 2019, finalmente sono state rilasciate nuove informazioni per quanto riguarda il 22esimo film Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution. E a quanto pare, all'interno del programma giapponese hanno rilasciato un trailer di circa un minuto e mezzo. E oggi io sono qui per fare la reaction insieme a voi. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a lasciare un bel pollicione in su per supportare questo genere di video, anche perché sapete che mi piace particolarmente fare la reaction più analisi. E ovviamente commentate qui sotto scrivendomi cosa ve ne pare di questo film. L'ultima volta abbiamo avuto un dibattito bello acceso per quanto riguarda i modelli 3D di questo film. E beh, Lush non è piaciuto a molti di voi, vero? Detto questo, io ho le mie belle cuffie qui, adesso me le vado a mettere, anche perché non ho ancora visto questo trailer, lo guarderò circa 3-4 volte. Dopodiché lo andremo ad analizzare insieme, se ovviamente ce ne sarà bisogno. Io sono pronto. 3, 2, 1, let's go! Ok, qui vediamo Greed Island. Questo è un pezzo che già c'era nel precedente trailer. Io, raga, spero tantissimo nell'armatura di Mewtwo, ce la devono mostrare. Che carino, Mew nella bolla! Sì, il Team Rocket, ragazzi! Ci è stato mostrato il Team Rocket per la prima volta. Chissà se anche gli altri personaggi ci saranno mostrati. Figata! Ma sbaglio o non era la classica armatura di Mewtwo? Oddio, Ash, non riesco proprio a vederlo così, raga, vi giuro. Ok. Sì, anche gli altri personaggi, ragazzi. No! Madò! L'ultimo pezzo era da brividi, eh? Veramente tanto. Allora, ragazzi, che dire? Le scorse volte avevamo potuto notare una perfetta corrispondenza non solo nelle scene, ma anche nei dialoghi, con ovviamente il primo film dei Pokémon. E questo nuovo trailer sembra darci ulteriore conferma. Anche se l'armatura è stata ritoccata, secondo me, non è proprio uguale. Ora, dovrò riguardarlo un paio di volte per confermare questa cosa. Però, ragazzi, mi sembra proprio perfetta. Sembra proprio una nuova versione di Armored Mewtwo. E che tra action figure dedicate, marchi registrati, possibili rilasci in Pokémon Go, queste armature stanno facendo veramente tanto parlare di sé. E che non siano anche introdotte in Pokémon Spada e Scudo? Credo che ormai siamo tanto vicini alla verità. Comunque, io adesso me lo riguarderò e dopo torno subito qui da voi. Ok. Ci sono giusto un paio di cose da dire, non troppe, però cercherò di fare una breve analisi. E devo dire che questa atmosfera è perfetta, mi piace tantissimo la riproduzione, molto fedele all'originale, con queste rocce che sbucano dal sottosuolo, belle, belle, belle. Più avanti vediamo subitissimo la riproduzione di Ash e Pikachu, in questa nuova computer grafica, ragazzi, che sinceramente non mi piace. Vi ho già espresso i miei pareri nel precedente video, analisi e reaction di Mewtwo Strikes Back Evolution, e no, non ci siamo, ma ripeto, sono gusti. Più avanti ci viene mostrato il Mew nella bolla, proprio la parte iniziale, se vi ricordate, del primo film di Pokémon. E subito dopo ci vengono mostrati Jesse, James e Meo. Meo già mostrato precedentemente, mentre Jesse e James appaiono per la prima volta in questo trailer. Mentre nel precedente, se vi ricordate, erano stati mostrati soltanto i capelli di Jesse. Lo so, ragazzi, ma loro li trovo particolarmente bene in questa computer grafica. Sarà che hanno toppato proprio con Ash? Ash è da rivedere assolutamente. Poi ci viene mostrato il fossile di Mew e subito dopo l'elaborazione di Mewtwo, proprio mentre era nella macchina di clonazione. Dopodiché il Charizard di Ash spara un lanciafiamme contro Mewtwo. E Mewtwo, come nel primissimo film dei Pokémon, non ha problemi a pararlo. Ed ecco qua, finalmente, Armored Mewtwo. Ragazzi, è figo.
è veramente molto molto figo. Alcune parti dell'armatura sono state senz'altro riviste. Sembra che Mewtwo indossi una sorta di maschera antigas e ai tempi non era assolutamente così. Gli hanno dato anche un tocco di colore, che sinceramente serviva, perché era abbastanza piatta quella precedente. Per il resto non sento ancora di esprimermi, in quanto questa armatura vista così frontale ancora non mi dice niente. Vorrei vederla più nel complesso, anche di profilo, e poi valutare se ci sono stati cambiamenti significativi. E più avanti ci viene confermata la presenza di Charizard e Venusaur all'interno di questo film. Charizard e Venusaur clonati. E riusciamo anche a vedere l'infermiera Joy controllata da Mewtwo. Guardate gli occhi dell'infermiera. Più avanti nel trailer Ash lancia una ball e mi sembra proprio la ball di Charizard quando Mewtwo crea quella sorta di torneo. Successivamente riusciamo a vedere un altro momento molto importante del film dove Ash finalmente riabbraccia il suo Pikachu, strappato dal macchinario di Mewtwo che clona i Pokémon. In questa scena Brock è veramente kawaii. Sì, è troppo kawaii. Ash invece, ragazzi, ancora non riesco a spiegarmelo perché l'hanno fatto così. È orribile, veramente troppo orribile. Sarà che non viene bene con la computer grafica, ma non ci sta per niente. Questo è il momento dell'invito da parte dell'infermiera Joy, controllata da Mewtwo. Più avanti riusciamo a vedere tantissimi altri Pokémon clonati, come Blastoise. Circa a metà del trailer riusciamo a vedere la ball di Mewtwo. Probabilmente la ball che ha catturato Pikachu, infatti Ash cerca di strapparla al macchinario di clonazione. E più avanti troviamo alcuni dei personaggi che finalmente riusciamo a vedere in alta qualità rispetto al precedente trailer. Troviamo per esempio Corey, spero si pronunci in questo modo, Nesha e Fergus. Corey è stato uno dei primissimi allenatori a raggiungere New Island. Se vi ricordate, è quello che è sopravvissuto alla tempesta in groppa al suo Pidgeot. E se vi ricordate, questo allenatore fa anche un cameo in Pokémon Scelgo Te, che ovviamente è stato ambientato in una timeline alternativa a quello che conosciamo noi. E infatti in questo cameo lotta contro Nesha nel finale della Lega Pokémon. Nesha è una ragazza calma e disponibile. È una persona sicura di sé, anche se non tende proprio a dimostrarlo. Anche lei è una dei primi a raggiungere New Island e lo fa in groppa al suo Dewgong. Ed è anche una degli allenatori che combatte contro Mewtwo, utilizzando il proprio Blastoise, che nel film ha soprannominato Shellshocker. Tuttavia il Pokémon avversario, quindi il clone di Mewtwo, lo sconfigge facilmente utilizzando Rapigiro. E per ultimo, ma non meno importante, troviamo Fergus. Anche lui è arrivato a New Island utilizzando il suo Gyarados. Quando Mewtwo rivela di essere lui colui che ha invitato su New Island tutti gli allenatori, Fergus è il primo a rispondergli, sostenendo che un Pokémon non può essere un allenatore. È come dargli torto. Prova ad usare il suo Gyarados per affrontare Mewtwo, ma il Pokémon psico lo sconfigge facilmente. Ecco, dato che sono seguito da tantissimi bambini su questo canale che magari non hanno visto il primo film e non sanno queste informazioni, ho voluto fare una sorta di riassunto su questi tre allenatori che secondo me sono veramente molto importanti in questo film. Il trailer si conclude con una delle scene più iconiche e strappalacrime della storia di tutti i lungometraggi Pokémon, lo scontro tra i Pokémon e i loro cloni. Sono convinto che questo remake saprà sicuramente far emozionare i fan di vecchia data e conquisterà le nuove leve. Tuttavia mi viene ancora di chiedermi se sarà proprio Mewtwo a darci l'insegnamento più grande anche questa volta. Sapete benissimo a che frase mi sto riferendo. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video. Vi do lasciare come sempre un bel mi piace, un commento, iscrivervi al canale e non vedo l'ora di vedere questo film. Ci sono i pro e i contro, ma prima di dare proprio il giudizio definitivo, lo voglio guardare più volte e dopodiché potrò esprimermi. Da Federic è veramente tutto. Grazie a tutti allenatori, ci vediamo nel prossimo video analisi e reaction. Ciao!